Time Out personaggi, Giacomo Cagnoli con noi. Chi Buongiorno. È Giacomo Cagnoli? Romizzi bis, vedete, guardate questa faccia, anni? 27 anni, Romizzi ce n'ha 35? 39, 40 anzi. 40, perbacco, vedi che si invecchia a fare il sindaco. Allora lui è il Romizzi bis, cioè quello che deve diventare come Romizzi tra un po'. Forza Italia e la proposta di Forza Italia, siamo in periodo elettorale, lo ricordiamo ai nostri telespettatori, ricordiamo anche che noi continuiamo a fare le nostre conversazioni con tutti coloro che partecipano a questa sfida elettorale, pure essendo rappresentati in Parlamento con le loro liste. E allora ecco qua, Forza Italia e Giacomo Cagnoli. Perché un giovanotto di belle speranze dovrebbe mettersi con un partito che ha questa tradizione, che viene adesso considerato un po' vecchio? Questa è una domanda generale per cominciare il resto. Vai. Allora, perché la storia viene da lontano, perché si inizia a far politica soprattutto perché ha passione da piccolo, e da piccolo intendiamo dai tempi per me del liceo, quindi tutta la storia universitaria, le rappresentanze degli studenti, e perché fondamentalmente l'ideale fa tanto, quello soprattutto che è stato il PDL, Forza Italia, sono stati dei punti di riferimento per noi, ma soprattutto le persone che qua a Perugia hanno rappresentato questo partito, quindi Andrea Romizzi in primis, la senatrice Modena e tutta una serie di figure che sono state un esempio. E quindi con gli esempi si va avanti e si continua con coerenza nello stesso percorso. Io ho due domande fondamentali che si accalcano nel cervello. Allora, da un punto di vista, cioè voglio dire, della scelta, no? Adesso, no? Un ragazzo dice, l'ultima cosa che pensa è andare a Forza Italia, sì. No? Giusto? Confermo? Diciamo che non è... L'ultima non è il trend topic. Ecco, non è il topic. Come mai questo? Ma c'è un motivo? C'è naturalmente un motivo che viene dal fatto che 25 anni di storia secondo me sono tanta, che soprattutto per un giovane cerca degli stimoli nuovi, anche i metodi di comunicazione sono diversi e c'è chi l'ha interpretati meglio di noi questi. Ecco, adesso mi viene a dire del tu e mi scuso perché, no, mi scuso perché giustamente è il rapporto, anche se io posso essere il nonno, no? Giustamente ho sentito l'età devastante. Cioè, allora, è giusto il rispetto per un candidato di punta, voglio dire, di uno schieramento. Allora, Giacomo Cagnoli, che si confronta con la Lega, con quelli della Lega trionfanti, adesso è arrivato Salvini, no? Cioè, tanti applausi, tanta gente giovane, eccetera, eccetera. Che gli dice? Che c'è sicuramente una storia da rispettare e soprattutto questi 5 anni di amministrazione che per la prima volta hanno aperto nel 2014 una ferita in quello che era il sistema di potere fino a quel giorno, che poi è stato l'apriporta di tutto, perché da lì sono venute... le regionali in cui abbiamo quasi vinto nel 2015, ma poi è venuto anche i 5 collegi vinti l'anno scorso. E Andrea è stato, sotto un punto di vista, un esempio, perché ci ha dimostrato che un'alternativa è possibile. E non era una cosa che era scontata in questa Perugia, che proprio non era mai stata abituata ad un'alternativa, ma che proprio l'alternativa stessa è un po', adesso parafrasando, è un po' il succo della democrazia. Certo. Un cambio di idea, un'alternanza, anche quindi una visione diversa. La possibilità diversa. Dell'alternanza, dice, voi gliel'avete data, ed è stata utile per Perugia? Ma io credo che abbiamo dimostrato le nostre capacità e il nostro modo di amministrare, perché poi dopo di questo che si tratta, nello spicciolo di tutti i giorni, quello che il sindaco Romizzi ha fatto per Perugia è tangibile, non ha lasciato cattedrali, come magari qualcuno ha lasciato 10 anni fa, non ha lasciato un millimetro enorme, con anche delle difficoltà di utilizzo, ma ha lasciato un lavoro estenuante giorno dopo giorno, sempre in ufficio, sempre in mezzo alle persone, sempre disposto all'ascolto. Abbiamo provato a lavorare un po' in tutti gli ambienti. Naturalmente quello che è la situazione ora delle strade può migliorare sempre, ma partivamo veramente da un disastro. E oggi ci troviamo con 7 milioni e mezzo investiti nel corso con degli anni. Con tante buche. Però aspetta, la voglio stoppare, sì. Perché a Perugia ci arriviamo. Okay. Perugia ci arriviamo. Però io ho sempre un dubbio, no? da vecchietto. Cioè, perché c'è questa grande voglia di giovanilismo nell'elettorato, no? Di tutte le età? Cioè, perché pensano che voi siete meglio degli anziani? Perché comunque le persone anziane hanno barattato la loro esperienza con coinvolgimento nel sistema. Cioè, mi sembra qualche volta una cosa curiosa, cioè voglio dire che non ha una spiegazione logica. No, io parto da un presupposto invece che secondo me l'età non è garanzia di esperienza e l'essere giovani non è garanzia di innovazione. Ecco, bene. Quindi,
Questo mi fa molto piacere sentirlo da un ragazzo, ma come mai? Allora io c'ho una spiegazione. In realtà l'elettorato in questo momento vuole cambiare per cambiare perché ha una sfiducia profonda nei confronti dello Stato e delle istituzioni. Il problema è che non c'è stata una ricetta economica ma anche politica che è stata in grado di rispondere a quelle che poi sono i problemi del Paese. E quindi tutta quella che è stata una scena degli ultimi 25 anni si sta o si è progressivamente spenta. Okay. E quindi c'è bisogno di qualcosa di nuovo. Ok, comunque è il vostro momento. Via, non ci sono storie, è il vostro momento, i giovanotti. Lo proviamo ragazzi, a prendere. Adesso però avete una responsabilità grossa. Certamente. Allora, la prima obiezione che viene fatta al sindaco Romizzi, con tanti, con applausi che vengono anche fatti, adesso ovviamente bisogna essere equilibrati, ma la prima obiezione è aver fatto poco e di aver fatto sempre troppi piccoli passi che non arrivano a far vedere cambiamenti in città rilevanti. Come si difende, visto che lei è l'alter ego, è Romizzi bis? Alter ego no, però da membro dell'amministrazione posso dire che sicuramente partivamo da una situazione veramente disperata. Se qualcuno ha mai avuto il piacere barra l'onere di leggere quella che è stata la relazione sulla spending review fatta dall'assessore calabrese, ci rendiamo subito conto di come appena insediata la prima giunta i dirigenti hanno paventato il predissesto. Partivamo da un qualcosa in cui a Terni è saltata un'amministrazione e allora da quel piccolo si è dovuto ripartire, perché alla fine il bilancio è un po' l'essenza di quello che proprio la macchina amministrativa può fare. E allora tante piccole cose che poi sono servite alla città per rimettersi un po' insieme. Se ce ne ricordiamo, 5 anni fa era una Perugia molto litigosa. Litigiosa, quindi litigiosa, divisa, sì. fazioni. Okay. Andrea secondo me ha fatto anche un lavoro sociale encomiabile, un collante fra le varie parti e soprattutto questo qui è una caratteristica della sua persona. Il suo modo di fare è pacato, che magari non esce, non è un protagonista della scena, però serve anche questo, un amministratore che sia proprio dedito al lavoro. Dopodiché lei dice giustamente, provocando, piccole cose, non ci sono le grandi cattedrali come le dicevo, però sono state tante né piccole cattedrali, cose. Né cattedrali né realizzazioni memorabili, no. L'ho detto al sindaco, dice per carità ci sono cose futuribili che possono arrivare, ma dice datemi altri 5 anni perché devo fare dopo. Esatto, infatti lo slogan del sindaco è azzeccato, c'è ancora da fare, c'è ancora da fare perché a noi ci manca la realizzazione dei nostri grandi progetti, il mercato coperto su tutti, il Teatro Turreno, San Francesco al Prato, che comunque sono tutte opere che da 30 anni stanno lì, che aspettano, e noi comunque l'abbiamo messa in piedi. Fino a poco prima non vedevamo neanche la partenza, ora invece vediamo l'arrivo. Lei dice che i cittadini di questo, cittadini Perugia, di questo si sono resi conto? Non so, perché ad oggi, in un tempo in cui i social network ci hanno cambiato la vita e la risposta deve essere immediata... E per colpa di voi giovanotti, per colpa vostra, sì. Assolutamente, per colpa nostra ora le risposte devono essere immediate e istantanee. E questo dico, sì. Quindi non è scontato che il messaggio arrivi, però sicuramente c'è un messaggio di serenità maggiore nella città, tante piccole cose fatte, quelle si vedono. È un substrato. Il lavoro naturalmente nella politica, nei tempi della pubblica amministrazione, sono più lunghi che in privato, questo lo sappiamo tutti quanti. Se i perugini ce ne daranno modo nei prossimi 5 anni credo che vedremo. Lei mi fa impressione perché parla come Romizzi, mi dà le risposte di Romizzi, però attenzione Cagnolo, il popolo perugino che va alle urne, va bene? Il popolo perugino che va alle urne dice perché le devo dare ancora fiducia per altri 5 anni se poi tutte queste grandi modificazioni, voglio dire, questi grandi mutamenti non ci sono stati? Ma perché c'è un'idea di città dietro. C'è un'idea di città che va verso la tecnologia, verso l'ampliamento. Qua è una città in cui non abbiamo autostrade, non abbiamo naturalmente porti, ma non abbiamo nemmeno un aeroporto funzionante. L'alta velocità arriva a Tozzi e Bocconi. E quindi c'è stata la visione di andare a cercare la nuova via di comunicazione, la fibra, che naturalmente il perugino magari, come dice lei, è difficile anche che la tocchi. Però con la fibra parliamo di una possibilmente sì, qualche volta si arrabbia come casa mia che arriva male, ma voglio dire, cioè voglio, qualche volta si arrabbia, ma non voglio. Ancora non c'è nemmeno caso mia, nazionale, in periferia, okay, quindi sì, ecco, ma comune mezzo per dire, no. Okay. Però è questo, c'è un'idea, ci sono state tante piccole cose, piccoli mattoncini che proprio si fanno, di proclami ce ne sono stati pochi, poi mi corregga se sbaglio, però è stato fatto il lavoro certosino alla base, che secondo me il cittadino perugino riconosce, perché quando il sindaco si muove e io sto spesso con lui, sento l'apprezzamento delle persone, il calore della gente, quindi vedremo naturalmente poi quel che sarà il riscontro anche elettorale. Ma ad oggi una ricetta diversa rispetto a quella che noi abbiamo proposta la vedo abbastanza difficile, se non
complicata, anche soltanto nell'immaginazione. Senta, un crudissimo, questo no, sì. Non sono riuscito a farlo adesso a Romizzi mentre stiamo conversando, perché queste certo. conversazioni sono riuscito a fare direttamente a Romizzi, ma un suo avversario piuttosto robusto, sì. dice, ma questo è stato un amministratore di condominio, non uno di prospettiva, che ci avesse un sogno per la città, un'idea generale, un futuro per il quale combattere. Che rispondere? Ma noi l'idea, io l'ho già detto, penso che l'abbiamo anche dimostrata. Non ultimo, il nuovo PUMS, il piano della mobilità, che naturalmente dovrà vedere da parte dell'amministrazione regionale che sarà lo stanziamento dei fondi necessari per l'attuazione. Però c'è un'idea anche lì di trasporto pubblico integrato. Naturalmente veniamo da una città in cui la toponomastica, la geografia della città stessa non permette un trasporto pubblico semplificato. E quindi noi andiamo a cercare di incentivare il più possibile. E poi, se le dico, chi ci fa questa critica è chi per 60 anni amministrato ci ha portato dove eravamo nel 2014. Quindi io onestamente di professori, che poi professore è un termine che utilizzano altri, e non credo in questo tipo però, di diciamo, politica. Però l'idea che sia stato un amministratore di condominio, cioè con prospettive limitate, ma c'è piccoli interventi concreti, la infastidisce, la offende o che cosa? No, io credo che invece sia un presupposto di partenza, perché lei, direttore, se domani dovesse fare un investimento senza finanziamenti, senza fondi, da dove partirebbe? Da grandi progetti o dalle piccole cose per ricostruire una base? Quindi lei dice, rimettiamo le mattonelle dove ci stanno, facciamo funzionare i campanelli, accendiamo la luce e via. È l'amministrazione del buon padre di famiglia. Che parte dalle piccole cose, vede i piccoli sprechi, taglia i canoni d'affitto inutili, cerca di investire, fa delle progettazioni a lungo termine, sposta uffici, cerca in ogni modo di aumentare anche quello che è il patrimonio utile del comune. Certo. Ma lei è un 27enne anomalo, cioè questi discorsi li devo fare io, non lei. Però va bene, molto, molto, molto moderati. Voi avete però un per alleato... Per questo che siamo in Forza Italia. Ah, per questo, ok. Certamente. Voi avete un alleato che è tutt'altro che moderato, voglio dire, in certe espressioni, poi dice che è il buonsenso, eccetera. Salvini ha fatto delle espressioni, devo dire, contenendosi su Perugia... per certi versi, attenzione, certo. meno esplosivo di altre zone, e dovrebbe aver scelto una candidata per la regione che è sicuramente, che viene da Forza Italia, dobbiamo dire, Donatella Tesei, che abbiamo intervistato in esclusiva qui appena annunciata da Salvini, e che è obiettivamente molto inclusiva, dice sempre facciamo rete, parliamo con tutti, discutiamo con tutti, eccetera eccetera. Però loro vi tengono sotto scacco sul fatto che la sicurezza a Perugia non sia migliorata molto. Dico i vostri alleati leghisti, dica. Allora, lei era in consiglio comunale, sì. Sicuramente quella che è la questione della sicurezza è una questione che ora è una tematica nazionale. La Lega naturalmente ci ha costruito una campagna elettorale, ci ha vinto, ci è andata al governo. Attendiamo anche quelle che poi dopo sono le promesse fatte dal governo, gli agenti in più in addizionale. Alla questura per aprire il punto di Fontivegge. Che non sono arrivati ancora. Che non sono arrivati. Però secondo me l'idea di fondo di recupero degli spazi è diversa, perché noi non abbiamo bisogno, e magari questo è un tema anche difficile da capire, di una militarizzazione, una presenza di esercito. Noi abbiamo bisogno di recuperare i nostri quartieri. Perché se domani avessimo anche 50 agenti di polizia sparsi per Fontivegge ogni giorno, potremmo viverci a vita? Non credo. C'è bisogno di un recupero sociale, di un investimento, di un incentivo, di una. Un qualcosa che invogli il perugino o comunque l'imprenditore, l'investitore ad aprire quello che è stato fatto un po' in Piazza del Bacio, che magari va ampliato, la McFit. Signore mio, ma sono arrivate le coltellate anche nell'ultima gestione, sono arrivati bruttissimi fatti di cronaca, episodi brutti, episodi piccoli che danno l'idea, per esempio i vetri rotti, la gente che esibisce, no, voglio dire, l'uso di canne, eccetera, eccetera. Cioè, voglio dire, situazioni che non sono piacevoli per chi arriva, non è un bel biglietto da visita per chi arriva in città. Lo so, ma è come quello che dicevamo prima. Partiamo da poco, abbiamo fatto il co-working, abbiamo recuperato uno spazio che la Pensilina vicino a Fontivegge era uno spazio di totale degrado. La vecchia Ubim è stata rioccupata da una nuova attività commerciale. Sono stati fatti tutta una serie di investimenti che lì mirano, ma naturalmente non possiamo pensare che chi comunque ha occupato in maniera illecita anche a volte quegli spazi in un colpo di spugna sia spazzato via. Dobbiamo dare una sensazione di un lavoro quotidiano. Sindaco Romizzi su una cosa è stato molto puntuale, ha sempre coinvolto la popolazione,
partecipando alle riunioni, facendo i sopralluoghi. Il parco della Cuparella è un parco che spesso abbiamo visitato anche insieme. E in queste piccole cose bisogna recuperare, creando anche questa sensazione che non è che tutto vada male, ma piano piano stiamo recuperando. Dopodiché naturalmente serviranno anche quei piccoli aiuti più istituzionali, come gli agenti di polizia che diceva che ancora non sono arrivati. Però Cagnoli, mi permetta, cioè, voi quando avete fatto l'alternativa avete detto va tutto male. Poi, certo. Volavano i tavolini su Corso Mannucci, è stato presente il sottoscritto, delle cose veramente agghiaccianti per una città. Volavano i segnali e le scalette del Duomo erano a tratti inaccessibili. Ad oggi non è più così la situazione. Però voi siete stati molto critici, cioè voglio dire, se adesso un'opposizione dice avete fatto le stesse cose, siete arrivati più o meno allo stesso punto o un passetto solo avanti, voi come rispondete? Direttore, questo non l'accetto, perché da dove partivamo e dove siamo ora c'è una differenza sostanziale e a tratti abissale. La qualità della vita che c'è comunque per il centro, per un ragazzo che esce la sera, immaginiamo anche una studentessa fuori sede che sta da sola, rientra la notte, ha sicuramente una sensazione di sicurezza maggiore rispetto a quello che era prima. C'è stato il momento naturalmente che ha vissuto la nostra città, ma io le parlo credo dal 2007, io ero piccolissimo, il caso Meredith ha scosso tutti, dal caso Meredith in poi c'è stata una ferita lancinante che la nostra città ha vissuto e piano piano la stiamo ricucendo, ma soltanto con il tempo ne usciremo. Un piccolo lavoro quotidiano. Quello che fondamentalmente stiamo facendo. Mamma mia, quando ho detto Romizzi bis, dico Romizzi bis, voglio sentire se dice le stesse cose anche sull'inchiesta shock sulla sanità. Che dice? Qual è la sua idea? Allora, visto che proprio in un ambito che mi compete in quanto medico, credo che quello che emerge sia molto raccapricciante. Pensare che comunque, soprattutto in un ambiente come la sanità pubblica, quindi parliamo della salute delle persone, ci sia un condizionamento così forte, fa un po' rabbrividire. Allo stesso tempo abbiamo visto troppo spesso che poi dopo quello che erano le inchieste della procura si sono tramutate in sentenze non dello stesso peso, quindi prima di trarre le conclusioni, soprattutto per i tanti indagati, aspettiamo. Adesso io mi arrendo, cioè voglio dire veramente l'equilibrio assoluto, l'equilibrio assoluto, no, non so se è un complimento a questo punto, cioè voglio dire, allora ripartiamo dalla Lega, però loro dicono abbiamo liberato l'Umbria, cioè questa idea ce l'avete diversa, su, non mi sembra diversa, cioè, io voglio dire, adesso al di là delle battute o delle cose che possono essere simpatiche, non è che sono due modi di intendere la politica, si stanno allontanando, cioè uno molto guerresco, molto aggressivo e uno che va verso un centro, immaginando un elettorato, attenti, faccio un discorso tutto politico, immaginando che ci sia un elettorato moderato che adesso è un po' in silenzio, mentre quello della protesta è molto presente alle urne. È questa roba qui? Attento L'Umbria, che si impegna davanti alle telecamere, qui intanto è brutta sta cosa. Non l'ha liberata la Lega, ma penso che si siano autoliberati da soli, visto quello che ha combinato le sentenze, tutta la vicenda di Senitopoli. Allo stesso tempo comunque dovremmo fare, io mi auguro, quella che è la coalizione classica del centrodestra, che fondamentalmente sta governando la maggior parte ormai delle città umbre. Detto ciò, sì, c'è secondo me un elettorato moderato che proprio è stato sempre la forza del presidente Berlusconi, e cioè l'elettorato di fondo, quello magari più silente, che non si vedeva durante 5 anni, ma si vedeva il giorno della votazione. Allo stesso tempo però la politica credo che sia sintesi, e quindi se siamo riusciti anche a Perugia a trovare una quadra sul sindaco Romizzi, quella che è la dirigenza della Lega non credo che sia però poco così lontana. Mi faccia capire, visto che ma un mostro di saggezza, non va bene, a 27 anni troppa, voglio dire. No, se no facevo il leghista. Ecco, giusto, va bene. Allora dicevo, mostro di saggezza, sì, d'accordo, però lei pensa che ci sia un elettorato moderato silente oggi da portare alle urne e farlo votare? Secondo me oggi è un po' complesso, è un po' difficile. Secondo me oggi l'elettorato moderato è un elettorato un po' scontento, che forse si è allontanato dall'urna. Ieri io sono passato in Piazza Italia, ho visto quello che è poi dopo l'elettorato, il militante leghista, e a tratti sono anche invidioso, io lo dico, di quello che è. Addirittura, invidioso. No, l'enfasi che comunque il segretario della Lega riesce a comunque a inculcare nei suoi elettori, è un qualcosa che noi vedevamo veramente 10 anni fa con Berlusconi, che ora fondamentalmente manca Forza Italia, perché è questa la verità dei fatti. Cioè, facendo anche una piccola autocritica, non mettendo in discussione la figura del presidente Berlusconi, però
c'è comunque da parte dei territori spesso una, anche una richiesta di, non dico rinnovamento, ma ammodernamento. Quello che fondamentalmente è stato fatto su Perugia, cioè mettere un all'epoca 35enne candidato sindaco da Forza Italia e farlo diventare il sindaco di Perugia. E quindi un'espressione, una realtà consolidata, mentre troppo spesso a volte ci ritroviamo con un sistema che non è più allora, le adeguato. Predispongo una trappola politica, poi chiudiamo su Perugia città, e abbiamo, ci siamo giocati quasi tutto il tempo, una trappola politica, e dico, Romizzi, ho capito bene, è l'argine alle esagerazioni della Lega? Potrebbe essere l'argine alle esagerazioni della Lega? Beh, sicuramente è un modo di fare politica diversa. A Perugia è piaciuto, al perugino è piaciuto. Quindi io credo che sia un modello da perseguire. Al di là di quello che sarà poi dopo l'apporto leghista, il sindaco che poi dopo ci mette la faccia e va a candidarsi e prendere i voti è Andrea Romizzi con la sua figura e la sua capacità. Mi sembra, ecco, adesso giudicate voi, si è comportato bene di fronte alla trappola, boh, non lo so, giudicate voi, io mi avvicino, ecco, grazie, allora mi avvicino per dire, per la vicinanza, ultime possibilità di dire perché, per quali buoni motivi Perugia deve scegliere, adesso diciamo, Romizzi e Cagnoli. Sì. Allora, io di solito nomino sindaco direttamente, certo. Però a Cagnoli non lo posso nominare perché sono Romizzi si arrabbia, giustamente, poi vediamo al prossimo giro, ma insomma, voglio dire, l'idea che si è fatta lei e, sì. E le persone con le quali, attenzione, parla tutti i giorni, ma tutti i giorni, insomma, certo. Quando fa campagna elettorale, che cosa vorrebbero e che cosa vorrebbe fare lei quindi per questa città e che cosa non è stato fatto quindi? Allora, prima quello che vorrebbe fare lei, poi mi dice quello che non è stato fatto. Allora, quello che io fondamentalmente mi propongo di fare o quantomeno porto come contributo di idee è quello che poi è il mio bagaglio culturale. Io esco solo 2 anni fa dall'università, finisco gli studi, quindi mi sono reso conto in corso degli anni quanto l'università sia il vero motore di questa città e ad oggi credo che ci sia un po' uno scollamento fra le due realtà. La città deve essere attrattiva per l'università e l'università attrattiva per la città. Noi dobbiamo fornire agli studenti tutto quello che è anche il cosmo allo stesso tempo, ma con il cosmo parlo dei trasporti pubblici, il PUMS parlo, ma anche del divertimento notturno che ad oggi effettivamente mi rendo conto altre città stanno, altre città dell'Umbria stanno sviluppando meglio di noi, quindi i centri di attrattività si spostano, spero i trasporti, un divertimento sano, un divertimento voglio sano. Dire, sì, ma dico anche un investimento da parte del privato, okay. E quindi un'offerta veramente però, della... Lei dice una cosa enorme, però l'università adesso sta andando a rinnovare il rettore, certo. Voglio dire, ma ha una responsabilità enorme per Perugia, questo è fondamentale, probabilmente può essere un volano per ma ripartire. Ma deve essere l'uno il volano dell'altro, non può essere diversamente, okay. Non sono due realtà che vivono a sé, e questo l'abbiamo visto nel momento in cui l'università è crollata col numero degli iscritti, la città è andata in sofferenza. Mm-hmm. Se noi pensiamo quanto incide uno studente fuori sede nell'economia perugina, e con incidere io intendo lo studente che viene qua, prende l'affitto, esce la sera, mangia, compra i libri, fa qualsiasi tipo di consumo, e nel momento in cui abbiamo avuto un crollo di 5, 6, 7, 8 mila, 10 mila studenti fuori sede, magari questi sono punti di economia che per noi sono stati molto importanti. Un altro punto, via che ci abbiamo il tempo contato, un altro punto che fa lei, Voglio... Un altro punto che faccio io? Giacomo Cagnoli, che fa? Io credo che ci sia bisogno anche di un po' di investimento maggiore in quelle che sono le politiche per i giovani, che in questo periodo sono state, non dico messe in secondo piano, però ci deve essere una partecipazione a tratti maggiore. Allo stesso tempo penso a quelle che possono essere le infrastrutture, anche i parchi tematici, i parchi non tematici, i parchi, gli spazi pubblici, gli spazi aggregativi, un'offerta migliore a volte, ma non è che ci voglia tanto, l'integrazione digitale fra le due cose. Ormai vedo che a volte faccio fatica io, che come ho detto ho 27 anni, a stare dietro a quelli che sono le dinamiche della tecnologia, e quindi dobbiamo essere sempre più veloci e sempre più rapidi. Per il Giganet non è un qualcosa, uno sfizio, ma è un'infrastruttura che a noi deve servire, perché nel momento in cui capiremo la vera potenzialità noi ce l'avremo già, mentre molti saranno ancora alla ricerca dell'infrastruttura. È come se uno costruisce una mulattiera o uno costruisce un'autostrada a quattro corsie. Bene. Domani ci metti in carretto sull'autostrada a quattro corsie, ma bene. Tra 10 anni magari è di nuovo satura. Qualche buca nelle strade la vuole coprire magari. Anche lei, va bene, la buca nelle strade. Fontivegge, dimenticato quello di oggi, anche lei, giusto? Fontivegge è una tematica complessa, l'abbiamo affrontata prima. Fontivegge è il lavoro che va fatto giorno dopo giorno con i residenti e con i comitati dei quartieri. Ora, onestamente, venire qua e avere la presunzione di sapere qual è la ricetta giusta, non lo so.
So però che sarà bisogno di un lavoro collettivo molto importante. Bene. Centro storico. Sì. Attenzione, perché dato che lei non me l'avrebbe mai detto che cosa non ha fatto la giunta Romizzi, centro storico apre un anche leggermente inquietante spazio nella nostra riflessione. Ci sono molti negozi che non sono aperti, ci sono spazi che non vengono utilizzati, probabilmente non serve allargare la ZTL o più di tanto, non serve, ma danno un'idea che questa l'economia, la dico cruda, invece di fare discorsi alti, girano pochi soldi, punto. E questo è il problema, perché se in questo paese girassero più soldi non sarebbero... Beh, dice questo paese, non Perugia. Okay. Parlo in Italia. Ah, non ci sarebbero i sovranisti. E poi okay. Però Perugia, quindi c'è un riverbero nazionale. È un cappello. Allo stesso tempo, sul centro storico è un argomento un po' complesso, di nuovo, molto difficile, però credo che anche qua serva una trade union fra l'investitore privato e l'amministratore pubblico. Ad oggi abbiamo fatto una politica in questi 5 anni soprattutto di grandi eventi, che sono i grandi eventi spot che portano magari il perugino che non è avvezzo a salire in centro, penso al funambolo, a cose del genere, allo sbaracco, e quindi un modo per farli risalire. A noi invece serve però un qualcosa di fisso che porti un'attrattività quotidiana. E noi dobbiamo partire da una domanda: ma io perché devo salire in centro? Se poi dopo nel centro storico ho gli stessi locali da 20 anni, da 30 anni, se quando poi dopo... E ho il terreno chiuso ma non l'avete riaperto, no? Ma questi sono i progetti che ci attendono in 5 anni, come il mercato coperto. Quindi i prossimi 5 anni, mercato coperto, terreno, il pavone? Pure il pavone, però io lo considero più un teatro da letteratura vera, da opera, mentre gli altri sono più punti aggregativi, più dinamici. Soprattutto il mercato coperto, cosa verrà veramente dentro, credo che in pochi ancora riescano solo a immaginarlo. Forse l'assessore Fioroni ce l'ha bene in testa, che ha sempre una visione a 360 gradi. Avveniristica, una visione, lui, che è quella che serve. Uomo del marketing, no? Nel marketing. Serve questo, secondo me, per il centro storico. Veramente un tavolo di confronto serio mettere nelle condizioni l'imprenditore di investire. Perché non è che possiamo dire... In centro non c'è nulla e dall'altra parte sentiamo ma non viene la gente in centro. Okay. C'è un punto in comune e da quello si riparte. Lì dice un difetto di Romizzi, forza, quella è la telecamera. Ah. Un difetto di Romizzi. Uno lo deve trovare. No, lo deve trovare. Un difetto di Romizzi, su. È troppo riflessivo a volte. Sei tenuto molto. È un limite a volte, però è anche un pregio. Però ognuno ha i suoi. Ok. Allora, poi decidete voi se volete avere un figlio come il cagnolo. Secondo. Sì. Si potrebbe digitalizzare anche lui a livello social, meglio. Ogni tanto meglio. Poco digitale, sì. La comunicazione così dice... No, non lo so. No, a livello comunicativo credo che... È forte, però. Che Andrea sia non è digitale. Nei tempi che nei modi eccezionali. Nella forma, nella gestione soprattutto. Verrà dopo queste critiche, verrà licenziato Cagnoli, non fa più niente in Forza Italia e il resto. È spaventato un po' di un grande successo della Lega, una grande avanzata della Lega rispetto alla vostra posizione? No, spaventato è una parola, è un parolone. Diciamo che l'incertezza poi dopo di quello che sarà il nuovo assetto politico lascia un po' di dubbi. Sono sicuro che la Lega farà un grande risultato, visto che poi quelli che sono i sondaggi sia nazionali che locali. La politica poi dopo è fatta un po' dalle persone, direi, quindi dipende poi dopo il sindaco chi sceglierà per la giunta come espressione e chi sarà in consiglio. E poi un moderato come Cagnoli come si fa, no? Voglio dire, cioè super moderato, bilancia 10 leghisti, cioè voglio dire. Va bene, al di là ancora di questo, l'impegno che si prende con i suoi elettori, perché Forza Italia e Cagnoli, tutte e due, e poi chiudiamo perché non ce la facciamo più, quella è la telecamera. L'impegno è quello di mantenere fondamentalmente, non dico le grandi promesse, ma le piccole cose, la presenza nel territorio e il mantenere la linea che è stata in questi anni. Quindi un impegno costante e veramente un lavoro spasmodico nelle piccole cose, che a volte sembra banale, ma è la base da cui lavorare. Perfetto. Grazie Cagnoli. Allora, io a questa telecamera dico, se volete un figlio come Cagnoli, no, fate voi, insomma, ok, decidete nelle imbarazzo. come ovviamente meglio ritenete, continuate però a informarvi da Time Out, le nostre conversazioni, diciamo social TV anche per andare incontro alle esigenze dei più giovani, social TV, conversazioni per entrare nelle vostre case. Grazie per l'attenzione.